Nell'immaginario di noi ferraresi, Trisigallo è il paese di Rossoni, no? E quella strada che va da Ferrara, Trisigallo, Massa Fiscaglia, va al mare, è la strada di Rossoni, la Rossonia. Di Rossoni sappiamo poco, troppo poco. Il personaggio invece è importante e merita di essere conosciuto perché fa parte della storia del Novecento, quindi merita di essere conosciuto meglio. Rossoni a un certo punto viene, diciamo, allontanato dalla guida delle corporazioni. È una sconfitta politica di Rossoni, però Rossoni non viene messo da parte completamente, diventa sottosegretario alla presidenza del Consiglio, quindi collaboratore diretto di Mussolini, però è chiaro che fare il sottosegretario di Mussolini con la personalità del capo, è un ruolo marginale. Però nel gennaio del 1929 Rossoni viene nominato ministro dell'agricoltura e foreste. È una nuova occasione per Rossoni e lui accetta con entusiasmo e con capacità, questa sua capacità di coinvolgere gli altri. E Rossoni si dedica al ministero con grande entusiasmo. Ora, per capire il ruolo di Rossoni bisogna capire che cos'è il Ministero dell'Agricoltura all'epoca. Perché oggi il Ministero dell'Agricoltura è poca cosa, è una sorta di agenzia che distribuisce le sovvenzioni della Comunità Europea, programmazione poca. Niente. Per cui è una cosa totalmente diversa. Rossoni è stato di gran lunga il ministro dell'agricoltura più importante che l'Italia ha avuto. Ricordo pochi ministri dell'agricoltura, ne ricordo Marcora, poi abbiamo avuto perfino, vabbè, abbiamo avuto Zaia 2 anni, abbiamo avuto persino Nunzia di Girolamo per dire, Manu, vabbè. Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 29, che si ottiene scorporando questo ministero dalla funzione del Ministero dell'Economia, è un ministero molto importante perché le attribuzioni sono tante e importanti. C'è un sottosegretariato per la bonifica integrale, un sottosegretariato per i lavori pubblici in materia di bonifica, poi una delega ancora per la pesca e l'allevamento, ma soprattutto è il centro della programmazione della produzione alimentare. E quindi questo si inserisce in un progetto ampio che aveva avuto inizio con la battaglia del grano, no? Ma che deve portare all'autosufficienza alimentare dell'Italia. Quindi un progetto grande, ambizioso. A questo si aggiunge l'organizzazione dei consorzi agrari su base provinciale, l'organizzazione del credito agrario, quindi vedete bene che si tratta di attribuzioni importanti, pesanti, ma non solo, dalle bonifiche dipendono altre funzioni, che sono quelle dell'appoderamento, cioè l'esproprio del latifondo e la creazione di piccoli proprietari terrieri, i cantieri,
delle città e dei villaggi di fondazione legati alla bonifica, la gestione dei consorzi di bonifica che si vanno formando una volta ultimata la bonifica e le migrazioni interne di coloni che vengono spostati soprattutto dalla pianura padana, dove c'era più nelle aree di disoccupazione, venivano spostati nelle aree di nuova bonifica, diciamo. Quindi una quantità di responsabilità, di cantieri, di soldi, di appalti, quindi un ruolo importantissimo. Ora, Rossoni non si dedica solo a Trisigallo, non è vero. Rossoni si dedica molto tempo di Rossoni al ministero. E Trisigallo è il suo sogno, il suo, come dire, è il suo atto d'amore, diciamo, verso il paesello. Trisigallo è questo esperimento architettonico, urbanistico e di sviluppo industriale pensato per una società corporativa senza lotta di classe. Trisigallo è un progetto pilota di trasformazione sociale. Ciao.